Effetto si è fatto? No. Sono arrivato in Zimbabwe, sono a Bulawayo. Facciamo un attimo il punto della situazione. È stata una frontiera abbastanza difficile, ci ha messo una vita, un'eternità ad arrivare. Sono partito alle 6 da Johannesburg, siamo arrivati a Luna, la frontiera del Sudafrica, e lì tutto bene, nessun problema. Arriviamo verso le 2 nella parte dello Zimbabwe e lì ecco i primi problemini. Prima cosa, il visto costa 25 dollari. Mi hanno richiesto 150 dollari. Ero l'unico turista. Erano le 2 di notte, mi hanno detto o paghi 150 dollari o torni indietro, non c'erano neanche bus per tornare indietro, non la vedevo molto rosea la situazione, sinceramente, non ci sono neanche paesi, tra l'altro, è una dogana in mezzo a nulla. E quindi guardo il mio bel portafoglio, mi ero portato dietro abbastanza soldi in effetti. Gli apro il portafoglio, gli faccio vedere quello che avevo e gli ho lasciato tutto. Ale. Ora sono a Bulawayo e come ben sapete, o forse se non lo sapete, lo Zimbabwe sta affrontando una grossa crisi di liquidità. È praticamente impossibile prelevare. Impossibile. Ci sono ATM, diverse banche, però sono tutte senza cash, tutte quante, tutte. Non sapevo dove sbattere la testa, uno per pagare l'ostello perché non si poteva pagare in carta di credito. E due per prendere anche il bus per arrivare a Victoria Falls. Quindi, chiedendo un po' alla gente, mi hanno consigliato di andare dallo spacciatore. Mi hanno consigliato lo spacciatore di fiducia. Sono andato a questo spacciatore, che ovviamente sono quelli che hanno la maggior quantità di cash. E c'hanno questo affarino da mettere nel cellulare per strisciare la carta. Funziona da Dio, ho fatto la strisciatina, mi hanno dato i soldi necessari per pagare l'ostello e per prendere il bus, all'incirca 35-40 dollari, non mi ricordo più. E questo è. Ora i miei piani stanno un po' cambiando, non sono sicuro di riuscire a trovare i soldi per pagare il visto per andare in Zambia, perché mi servirebbe il visto lavorativo, visto che voglio fare volontariato in Zambia, e costa sui 100 dollari. Vediamo Victoria Falls com'è la situazione perché sono di sicuro più turistiche, spero si possa trovare qualcosa e o trovo una soluzione o entro in Botswana o Mozambico, torno indietro. That's it, questa è l'Africa, welcome Matteo. Tornato a Bulawayo, a Victoria Falls cambiava veramente niente. Niente, è impossibile trovare cash anche lì. Quelle volte che si riesce a trovare cash in realtà non è neanche la loro vera moneta. Ci sono titoli di Stato, bond, che loro vabbè, la trovi in una normale banconota, quindi in effetti è una banconota, è moneta, però ha un valore nominale, gli danno il valore 1 a 1 con il dollaro e in realtà è una grossa porcata. Vabbè, chiusa parentesi. Ho messo da parte l'idea di entrare in Zambia perché dovrei trovare 100 dollari per fare il visto. L'alternativa è entrare in Botswana, il visto costa 25 dollari. Però poi dal Botswana che cosa fare? O torno indietro in Sudafrica, quindi tanto vale andare in Sudafrica direttamente, oppure andare in Zambia e poi Tanzania. Però ho letto in internet che non è così facile passare il confine Zambia-Tanzania. Non ci sono moltissime informazioni, però leggendo nel sito governativo
dicono che non rilasciano visti on arrival, quindi visti in frontiera. Dovresti avere il visto già nel passaporto preso in ambasciata nel paese di provenienza, quindi in Italia, cosa che non ho. Quindi ovviamente queste cose sono sempre da prendere con le pinze, bisognerebbe provare, però è rischioso provare e rischierei di spendere veramente un sacco di soldi. Dovrei poi entrare in Malawi in caso, sono altri 75 dollari e dal Malawi sembrerebbe che sia possibile passare, ci sono molte più persone che ce l'hanno fatta. Quindi, morale della favola, ho deciso di tornare indietro in Sudafrica perché voglio provare ad entrare in Mozambico. Farmi il Mozambico e passare la dogana tra Mozambico e Tanzania. In caso ci sono degli aerei che costano pochissimo da Pemba, che è a nord del Mozambico, per la Tanzania. Quindi mal che vada posso prendere quello. Perché non entro in Mozambico da qui? Semplicemente perché non è una frontiera facile. Ci sono moltissime persone che vengono respinte. E quindi non posso permettermi di rischiare. Cioè, se dovessi venire respinto in Mozambico, dovrei per forza tornare in Zimbabwe, dovrei ripagare il visto dello Zimbabwe. Quindi ho deciso di entrare in Sudafrica, di riprovarci da lì. E mal che vada, se mi dovessero respingere in Mozambico, in Sudafrica non ci sono visti da pagare, quindi semplicemente torno indietro e cercherò un aereo per la Tanzania diretto. Sono un po' costosi, ma non vedo alternative. Ah, come ho fatto a trovare i soldi per prendere il bus e tornare qui e tornare anche in Sudafrica perché ho già preso anche il biglietto. Allora, sono andato al supermercato, a Victoria Falls, ci sono un sacco di turisti inglesi. Bisogna cercare le signore, un po' più anziane, che si è sicuri quasi al 90% che vengono in Zimbabwe sapendo della crisi di liquidità con una valigia di cash. Quindi vanno al supermercato, cercano di pagare col cash. Appena le vedi e gli dici: no, guarda, striscio io la carta per te in cambio del cash. Dicono di sì e hai il cash in mano. E così ho fatto. Non è la soluzione perfetta, però si sopravvive. Ragazzi, si torna a Joburg. Buongiorno ragazzi, sono le 6 di mezzanottina, sono pronto per prendere il bus, pronto per Pallone. Ma mi sto preparando, non so perché, viaggiando mi sveglio sempre prestissimo, sempre. Non perché devo prendere il bus, non perché devo visitare e si visita meglio al mattino quando ci sono mille turisti, o perché devo andare a fare un safari, o perché devo vedere l'alba. Sempre un motivo per svegliarsi prestissimo, e ovviamente ce ne sono altri 2000 per andare a letto tardi. Però vabbè, 15 minuti sicuramente mi riprendo e sarò contentissimo di essermi svegliato presto, sono sicuro. Adesso che ho rasato, per fare più bella figura con la polizia doganale. Ce l'ho fatta, è stata dura, ma sono stanco morto. Devo ringraziare la hostess del bus perché mi ha aiutato tantissimo, mi ha fatto saltare la coda iniziale nella parte sudafricana, siamo andati nella fila speciale, ha dato il mio passaporto insieme a quello dell'autista e al suo e poi mi ha aiutato tantissimo anche a ottenere il visto, senza di lei non ce l'avrei sicuramente fatta. Sono veramente contento al settimo cielo, sono Maputo, l'atmosfera già mi piace perché sono in riva al mare, non so se riuscite a vederlo, mi hanno già dato la birretta, patatine, c'è tutto, mi piace già il Mozambico, non vedo l'ora di esplorarlo domani mattina.